Oggi andiamo a vedere come alcune delle aziende più grandi del mondo hanno sprecato miliardi e miliardi di dollari con acquisizioni o fusioni sbagliate. In particolare, in questo episodio andremo a vedere anche quella che è universalmente riconosciuta come la peggiore acquisizione di sempre, molto interessante ma anche poco conosciuta qui in Italia, quindi sono sicuro che potremo trarne degli insegnamenti, ma in particolare potremmo sentirci un po' meno in colpa per quei 150 euro che abbiamo buttato in discoteca l'altra sera. E visto che ve l'ho anticipato, parliamo subito di questa che è riconosciuta come la peggiore acquisizione di sempre. Non sono un bravo youtuber, ve la lascio alla fine, e stiamo parlando della fusione tra AOL e Time Warner. Siamo negli anni 2000, mi sembra di vedere un pattern, perché la maggior parte di queste fusioni disastrose sembrano risalire proprio a quei tempi, poco prima della dot-com bubble. Diciamo che questo potrebbe spiegare determinate dinamiche, magari chi lo sa, tra 10 anni saremo qui a parlare di tutte le fusioni pessime avvenute negli anni 2020. Fatto sta che, scioccando il mercato, inizio dell'anno 2000, AOL annuncia che avrebbe detenuto il 55% di una nuova azienda che si sarebbe andata a formare insieme appunto a Time Warner. Chiaramente questo non è un video tecnico specifico, ci sono 3000 dettagli su poi come la fusione effettivamente è avvenuta, anche polemiche appunto sulle capacità di contrattazione del CEO di AOL, che sembrava avrebbe potuto ottenere molto di più da questa contrattazione. Fatto sta che un gigante nell'ambito internet, AOL è un'azienda abbastanza complicata, faceva un sacco di cose, da infrastrutture a siti internet. Forse la cosa più celebre loro all'epoca era un sito di messaggistica istantanea che, diciamo, da noi sarebbe l'equivalente di MSN per chi ha vissuto quegli anni, ma chiaramente fatta in anticipo visto che erano negli Stati Uniti. Mentre invece Time Warner, famosissima e conosciuta da tutti per tantissimi libri, film, diciamo in generale media, che è creato o comunque posseduto da loro. Valore complessivo dell'affare superiore ai 300 miliardi di dollari, la quota, diciamo, di Time Warner, se non sbaglio, era stimata intorno ai 165 miliardi, che appena pochi anni dopo, scoppiata la bolla del dot bubble, aveva riportato perdite di quasi 100 miliardi di dollari, quindi potete capire la velocità con cui le cose sono gone south, come direbbero appunto negli Stati Uniti. Il motivo dietro questa merger in realtà era anche interessante. L'idea era appunto quella di combinare la capacità distributiva di AOL con gli IP di Time Warner. Questa è un'idea che magari al giorno d'oggi potrebbe anche sembrare naturale, no? Un nuovo competitor di Netflix che nasce fondamentalmente per fare questo. Eppure, per una questione di tempismo e probabilmente anche esecuzione, questo si è rivelato uno dei peggiori affari di sempre. Questo forse è l'esempio di come un'idea che possa funzionare sulla carta, diciamo, con vari spunti che sembrano andare nella direzione giusta, poi in realtà si possa rivelare un disastro per tanti altri motivi. Da una parte sembra esserci stato sicuramente un problema di cultura. All'interno di Time Warner magari non c'era la volontà di accettare quelle che sarebbero state le imposizioni da parte di AOL, anche di tenere un po' segregate quelle che erano le proprie informazioni, le proprie conoscenze, quindi si vanno completamente a disintegrare quelle potenziali sinergie di cui si era parlato. Dall'altra parte si parla anche chiaramente di fortuna, in un certo senso, chiamiamolo come l'ho chiamato prima, tempismo. L'affare avrebbe chiaramente avuto più tempo e più possibilità di successo nel caso in cui avesse avuto più tempo per rimanere in piedi, per sperimentare, ma con la dot-com bubble diciamo che i risultati sono arrivati a essere talmente negativi, talmente presto, che tutto quanto l'hype per l'affare, sia esterno che interno, è morto praticamente subito. L'essere un ottimo canale di distribuzione per un partner che volete acquisire non è una motivazione sufficientemente grande per giustificare appunto una fusione o un'acquisizione. C'è la possibilità semplicemente anche di fare una partnership, magari si può provare a sondare il terreno prima di fare queste decisioni che poi risultano tragiche. Quindi questi sono i vari insegnamenti. Il risultato della storia è che poi AOL è stata rimossa dal nome di questa azienda e successivamente la stessa AOL è stata acquistata per una cifra intorno ai 4-5 miliardi di dollari, chiaramente a una valutazione molto più bassa rispetto a quella precedente, da parte di Verizon. Per il secondo esempio scendiamo un po' di scala, si passa da centinaia di miliardi di dollari a appena un miliardo punto due di dollari che HP ha speso per acquisire Palm Inc. Palm era un'azienda che all'inizio degli anni 2000 stava lavorando sulla produzione di dispositivi mobili. Per chi se li ricorda, ricordavano un po' i vecchi BlackBerry, quindi quei telefoni con la tastiera integrata. Questa acquisizione è particolarmente divertente, se vogliamo, per un episodio in particolare. Dopo l'uscita dell'iPad, Palm, all'epoca già parte di HP, decise di rilasciare quello che sarebbe dovuto essere il competitor dell'iPad, fondamentalmente una loro versione di tablet. I risultati, le vendite di questo prodotto furono talmente disastrose che addirittura le aziende che dovevano vendere appunto il prodotto chiesero ad HP di riprenderselo indietro. Evento, insomma, forse più unico che raro quando si parla con aziende di questa scala. Fatto sta che
l'idea di utilizzare Palm, il loro web OS, che forse avrete già sentito nominare se siete un po' nerdacchioni, ma per creare un differente ecosistema mobile che potesse competere con quello che stava nascendo di Apple, di fatto fu un fallimento clamoroso. WebOS come sistema operativo è stato poi open sourced, non so se c'è un verbo italiano per descrivere questa cosa, se non sbaglio fu adattato ai sistemi operativi delle televisioni, quindi comunque un risultato interessante, ma che ha portato pochissimo valore ad HP, che non solo crollò a livello di valore di mercato, non solo per questo ma anche per altri motivi, altre acquisizioni sbagliate, portò alle dimissioni dell'allora amministratore delegato e tutta un'altra serie di complicazioni. Non sono sicuro di quale insegnamento possiamo trarre da questo episodio in particolare, sicuramente uno, almeno dal mio punto di vista, è che quando la Apple riesce a avere successo in un qualcosa non è necessariamente detto che riesca perché il prodotto è eccezionale, ma a volte anche perché semplicemente è la Apple e quindi ha tutta una serie di fattori e di vantaggi sul mercato che tu, Palm, in questo caso non hai. Secondo me di recente abbiamo visto questa cosa, il mercato del tablet in sé non è così interessante, sono poche le aziende che sono riuscite a sfondare il mercato del tablet, soprattutto si è visto che la flessibilità del consumatore sul prezzo dei tablet è estremamente bassa, a meno che non si parli di iPad. Gli iPad sono gli unici tablet che riescono a vendere in maniera sostanziosa per migliaia di euro, anche lì comunque ci sono difficoltà, ci sono stati anni in cui l'Apple vendeva pochissimo, poi magari con i nuovi iPad Air, con i nuovi iPad Pro sono riusciti a fare qualcosina, ma anche lì problemi. Quindi a volte puoi copiare il prodotto, puoi anche avere un prodotto tecnicamente migliore, ma il motivo per cui l'azienda compra quel prodotto è un altro e quindi ti ritrovi con le aziende che ti chiedono di riprenderti indietro il prodotto perché nessuno vuole comprare. La terza e ultima acquisizione di cui parliamo oggi fa parte dello stesso filone narrativo del compriamo quest'altra azienda perché il nostro competitor ha fatto qualcosa e quindi vogliamo cercare di replicare. In questo caso si tratta di Microsoft, che uno a uno cerca di duplicare l'acquisizione da parte di Google di DoubleClick, che come sappiamo, forse ne ho già parlato in un episodio passato, ma è stata l'acquisizione che ha mandato nell'iperspazio il business di advertising di Google sulla SERP. Ovviamente non solo quello, ma è stata una componente fondamentale, considerata da tanti come una delle migliori acquisizioni di tutti i tempi. Quindi sembrerebbe impossibile pensare che Microsoft, replicando praticamente la stessa cosa, possa invece essere finita in questa lista. Eppure Microsoft, con una cifra di poco superiore ai 6 miliardi di dollari, acquisisce un'azienda chiamata Aquantiv e commette un fallimento clamoroso. Anche qui, come principale motivo del fallimento, si riporta un clash a livello di cultura. Da una parte quella estremamente centrata sugli sviluppatori di Microsoft, specie della Microsoft, insomma, degli anni 2000, come possiamo immaginare, e invece quella cultura molto più concentrata sull'advertising, che era al centro di Aquantiv e del suo team. È anche per questo motivo che 5 anni dopo Microsoft fondamentalmente ha definito come perso l'investimento in questa azienda, ha fatto un write down di quasi 6 miliardi di dollari in quell'anno, giustificato appunto per la maggior parte da questa fallita acquisizione. E altro fun fact interessante è che poi parte della tecnologia sviluppata da Aquantiv è stata acquisita nel 2013 da Facebook, quindi ha acquisito quella che viene chiamata Atlas Ad Serving, cosa che sinceramente neanche sapevo esistesse, ma a quanto mi dice la mia amata Wikipedia è una piattaforma che appunto a quanto pare aiuta Facebook ancora oggi a distribuire parte dei suoi ad, quindi magari l'idea dell'acquisizione da parte di Microsoft non era neanche così sbagliata. Ancora una volta esempio di come strategia giusta che funziona in un contesto non funziona in un altro per X motivi. Questo esempio mi fa pensare veramente a quanto sia difficile effettivamente giudicare qualsiasi mossa che viene fatta in ambito di business, e anche di quanto sia facile cadere in quello che potremmo chiamare outcome bias. C'è un nome forse diverso, ma adesso non mi viene in mente. Cioè non possiamo fare affidamento su quella che, rimanendo sugli inglesismi, chiameremmo result-based analysis. Non possiamo decidere se una decisione è stata sbagliata o giusta in base al risultato, perché magari io mi trovo su una strada, ho due opzioni, andare a destra o andare a sinistra, e so che andare a destra il 70% delle volte mi farà guadagnare un miliardo, il restante 30% delle volte invece il miliardo lo guadagnerò andando a sinistra. La scelta giusta per me è sempre quella di andare a destra, a prescindere dal fatto che poi nel nostro universo potrei capitare in una di quelle 3 occasioni su 10 in cui andando a sinistra avrei fatto più soldi, ma andare a sinistra è la scelta sbagliata. Nel mondo del business non hai solo questa dualità, ma hai 3000 diverse deviazioni. Chiaramente il ruolo di un buon manager, di un buon CEO, è quello di mettersi nella miglior posizione possibile per poter decidere con più informazioni possibili, e anche se vogliamo riuscendo a bilanciare quello che
non so, in investimenti che chiamerebbero Sharpe ratio, quindi il rapporto tra rischio e potenziale rendimento, per dirla un po' così in maniera generica. Però a volte un'ottima idea semplicemente non funziona per mille motivi e all'inizio per noi è impossibile stabilirlo. Anzi, molto spesso poi c'è anche da considerare che non c'è solo il rischio di fallire un'acquisizione, ma c'è anche il rischio di fallire nel rimanere indietro. Quindi, mettendoci nei panni del CEO di Microsoft, che vede l'opportunità di perdere, come poi hanno fatto, il mercato dell'advertising nelle ricerche online, dice: ok, io sono disposto a rischiare questi 7 miliardi, 6 miliardi di dollari, perché il potenziale upside è enorme e Google ce lo dimostra, perché continua a veramente stampare soldi in continuazione con gli ad che riesce a servire sul motore di ricerca. Quindi, come al solito, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, abbia offerto spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti quali altre acquisizioni vorreste vedere trattate nei prossimi video e sicuramente lo prenderò in considerazione. Grazie ancora per avermi seguito, fate le solite cose che vi chiedono di fare gli youtuber, mi piace, iscriviti, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!